Non ti racconto tutto perché voglio tenermi per pudore quel brutto che ho visto. Era Sami Modiano, è Sami Modiano. Così, con le parole di uno degli ultimi sopravvissuti italiani all'Olocausto, la ex presidente della comunità ebraica di Roma, Elvira Di Cave, descrive l'insondabilità dell'orrore che i testimoni della Shoah custodiscono nel fondo dell'anima. Figlia a sua volta di deportati, il padre fu praticamente l'unico a salvarsi nella sua famiglia, Di Cave è conosciuta come il medico dei sopravvissuti. E oggi, mentre gli atti di antisemitismo vanno moltiplicando, si sottolinea come la recrudescenza dell'odio non debba rappresentare un allarme per i soli ebrei. Io non ho una sindrome della vittima, tutt'altro, dentro ho una rabbia, un dolore che mi viene dal dolore. Io vorrei che tutto questo non ci fosse per il diverso, perché è diverso chi è omosessuale, è diverso chi ha la pelle più scura, è diverso chi ha una religione differente. E io credo che anche le questioni economiche siano alla base di tutto questo, di tutta questa vita che non è una vita in realtà. Le immagini soltanto se Hitler avesse avuto un Facebook, avesse avuto un Instagram, cioè non ci sarebbero stati 6 mesi, 7 mesi, un anno di campi di sterminio, sarebbero stati 3 giorni, una settimana e la questione come la conferenza di Wenzel il 42 sarebbe stata risolta in 5 minuti.